Malpensa 2000. Il nuovissimo scalo aereo nella brughiera lombarda assorbe 2/3 del traffico verso Cuba, meta ambita ogni anno per migliaia di turisti italiani, attratti dal clima, dalla musica, dalla cordialità e dall'allegria contagiosa degli abitanti. Hola. Hola. Italia. Senza saperlo, questi viaggiatori ripercorrono un cammino aperto più di 5 secoli fa da un altro italiano famoso. Cuba venne infatti scoperta da Cristoforo Colombo fin dal suo primo viaggio, il 27 ottobre 1492. Nel diario di bordo si legge: dice l'ammiraglio che non ha mai visto niente di così bello. Alberi rigogliosi, verdi, con fiori e frutti diversi dai nostri, uccelli che cantano molto dolcemente. Dice che quell'isola è la più bella che occhi umani abbiano visto. Da Cristoforo Colombo prende nome quella che oggi è la capitale dell'isola, San Cristobal de La Habana. Qui vennero trasferiti nel 1796 da Santo Domingo, al tempo della rivolta degli schiavi neri, i suoi resti. Nella sobria cattedrale barocca, una lapide ne ricorda il sito, riposarono per altri 100 anni fino al 1898, quando vennero solennemente traslati in Spagna. Nel 1514, all'ombra di un maestoso albero di ceiba, venne dunque fondata La Habana. Poche vie perpendicolari che portavano direttamente al porto e mantengono gli stessi nomi di allora, come Oficios e Mercaderes. Nella stessa piazza venne successivamente edificato l'imponente Palacio de los Capitanes, centro del potere politico ed amministrativo, residenza del rappresentante del re di Spagna. Qui ha sede l'officina dell'historiador della città, il professor Eusebio Leal, che da oltre 30 anni raccoglie le memorie storiche della Habana dalla sua fondazione ai giorni nostri. Quisiera parlare di un altro hombre molto importante. Voglio parlarvi di un uomo molto importante per noi, il lombardo Pietro Martire d'Anghiera. Anche se poco conosciuto in Italia, è senza dubbio uno dei cronisti chiave nella storia d'America. Un uomo colto, uno spirito del Rinascimento. È lui che ha lasciato le testimonianze più preziose e più belle di Cuba nei primi momenti della sua storia. Al cardinale Ascanio Sforza a Milano. Illustrissimo principe, certo di farti cosa grata, ti invio campioni e semi di ogni genere ed anche alcuni chicchi di quel frumento con cui fanno il pane. Così scrive Pietro Martire il 29 aprile 1494. È passato solo un anno dal primo ritorno di Colombo. Io diria che a partire da questo momento è grazie alle cronache di Pietro Martire che si sviluppa in Italia, in tutta la penisola, soprattutto a Venezia e a Genova, una vera passione per i libri, le carte e le mappe del nuovo mondo, colmo di ricchezze esotiche, conchiglie preziose, oggetti rari, piume. Del Duomo di Milano è gelosamente custodita una mitra donata a San Carlo Borromeo, decorata proprio con impalpabili piume di colibrì.
Gli attacchi dei pirati inglesi, francesi e olandesi al convoglio reale sono rimasti leggendari e la stessa città non fu risparmiata. En esos años, La Habana estaba a la expectativa de una gran modificación estructural. In quegli anni, dopo il saccheggio compiuto dai francesi, La Habana era alle soglie di un grande cambiamento. Il re decide di costruire il castello della Real Forza. Il castillo della Fuerza. Desde el punto de vista técnico. Dal punto di vista tecnico e del disegno, corrisponde già alla concezione italiana delle fortificazioni, con baluardi a forma di diamante che permettevano il fuoco incrociato dell'artiglieria a difesa delle mura. Perfettamente, le murallas e le costruzioni delle rocas italiane. Una tecnica già usata nelle rocche dell'Italia del Nord, come a Sabbioneta. Spagna era signora in Napoles. La Spagna dominava a Napoli e nel Milanesato, e dal Principato di Milano che vengono i costruttori militari che lavorano a La Habana, a San Juan, a Cartagena de Indias. E la famiglia Antonelli, che aveva servito la famiglia Sforza a Milano, e che si trasferisce nel Nuovo Mondo per realizzare queste opere meravigliose, che oggi ci ridanno, in America, un'immagine del mondo rinascimentale. Habana, Santo Domingo, Puerto Rico. Fíjate que sí, regresó a España. Non solo a Cuba, ma in tutti i Caraibi, come presso la Società Storica di Cartagena, sono in corso studi sulle origini degli ingegneri militari venuti dall'Italia. Bautista Antonelli Hermano, perché poi aparece, molto posteriormente, nel 1642, San Pedro Apóstol, che lo hizo Murga nel 1630, San Pablo Bautista Antonelli, de San Luca, progetto di Bautista Antonelli. In qualità di auxiliar di suo hermano maggiore Juan Bautista, estuvo a las órdenes de Vespasiano Gonzaga. Estuvo a las órdenes de su hermano. Gli Antonelli idearono e costruirono un complesso difensivo unico ed omogeneo. Visitando oggi Cartagena in Colombia, San Juan di Porto Rico e La Habana, troviamo una mano magistrale, uno spirito comune in tutte queste opere di fortificazione. È lo spirito degli Antonelli, i difensori dei Caraibi. Scarse e lacunose sono le notizie italiane sulla famiglia Antonelli. Alla biblioteca di Brera troviamo tracce di uno studio fatto da Giovanni Battista nel 1529 per un canale che unisse l'Atlantico al Pacifico, consentendo la navigazione tra i due oceani. Un'idea avveniristica, realizzata solo nel 1914, con l'apertura del canale di Panama. Molte delle opere da lui progettate vennero eseguite dal fratello minore e quasi omonimo Battista, che a sua volta ideò e realizzò nuovi progetti. La dinastia continua con due nipoti ingegneri. Per quasi un secolo la famiglia Antonelli fu al servizio della Corona di Spagna. L'11 marzo 1593 Filippo II scrive: «Io, il re, ordino a voi, Battista Antonelli, ingegnere, che state per mio volere fortificando La Habana e Cartagena, che le fortificazioni che innalzerete siano conformi ai disegni presentati e da quanto da me stabilito». A La Habana, Giovanni Battista progetta la Zanja Real, il primo acquedotto costruito dagli spagnoli in America. Al fratello Battista è affidato nel 1589 l'incarico per la costruzione del poderoso Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro e di quello di San Salvador de la Punta, al lato opposto dell'imboccatura del porto, secondo un modello militare perfetto e quasi inespugnabile che doveva consentire ad un numero ristretto di uomini la difesa del territorio, bloccando l'approdo. Uno dei nipoti, Cristóbal de Roda, negli stessi anni traccia il primo piano regolatore della città,
la cui recinzione viene ultimata nei primi anni del 600 con la muraglia di cui rimangono solo alcuni tratti. Il sistema di difesa venne completato dall'altro nipote, Giovanni Battista Antonelli, come lo zio, con la costruzione della Torre Hon di Cohimar. Proprio a Cohimar, in tempi recenti, soggiornò Hemingway, che vi ambienta il romanzo Il vecchio e il mare. Le burrascose vicende di questo secolo e la grave crisi economica causata dall'embargo hanno aumentato il degrado del centro storico dell'Havana Vieja, il più grande complesso coloniale delle Americhe. Dopo che l'UNESCO l'ha dichiarato nel 1982 patrimonio dell'umanità, sono stati avviati diversi interventi di recupero. Il fine principale dell'Officina degli Historiador, che è l'istituzione responsabile dei restauri, è quello di mantenere un patrimonio culturale importante anche dal punto di vista turistico e quindi di attrezzare il centro storico come risorsa turistica, quindi metterlo in grado di riavere appunto strutture alberghiere, strutture di divertimento adeguate alle esigenze del turismo internazionale di oggi, e nello stesso tempo c'è la questione del mantenere anche un centro storico vero, vivo, mantenendo la popolazione che è attualmente insediata e non disperdendola o emarginandola verso le periferie, che è quello che succede spesso. La collaborazione secolare tra Italia e Cuba e la ricerca di antichi legami di amicizia è ricordata anche su Bohemia, il più antico settimanale ispanoamericano fondato nel 1908, che ha recentemente pubblicato una ricerca della giornalista Angela Orama. Facendo ricerche nelle biblioteche, ho trovato che nella parte occidentale di Cuba, nella provincia di Pinar del Rio, dove si coltiva il tabacco migliore, si trova il municipio di Mantua, che prende il nome dalla città italiana di Mantova. Il villaggio fu fondato nel 1716 da un gruppo di marinai naufragati. Probabilmente venivano da Mantova, perché in questa città si adora la Vergine delle Nevi, un'immagine venerata solo in Italia e a Cuba. Nell'isola, in epoche diverse, operarono altri lombardi. La presenza italiana in Cuba è una presenza culta, una presenza. La presenza italiana a Cuba è una presenza culta, creatrice. Dopo gli Antonelli, nei secoli che seguirono, vennero a La Habana altri artisti italiani che realizzarono opere preziose. Ricordiamo il pittore Perovani, lo scultore Boni, i maestri Cucchiari e Tagliafichi. Furono molti gli scultori italiani, in particolare di Pietrasanta, che operarono nei monumenti, nei ritratti, nella medagliistica. E se parliamo di pittori, dobbiamo ricordare Ercole Morelli, fondatore della Scuola di San Alessandro, che è la nostra Accademia di Pittura. Girando per le strade dell'Havana, rintracciamo i segni di questa presenza artistica italiana e lombarda in particolare. Nella cattedrale, i tre affreschi dietro l'altare maggiore, terminati nel 1806, sono di Giuseppe Perovani. Il tabernacolo dell'altare maggiore, in marmo bianco di Carrara, è del Bianchini. Il portale del Palacio de los Capitanes, per secoli sede del governatore, è stato scolpito nel 1824 da Giuseppe Gaggini. Al centro del lussureggiante patio del palazzo, il monumento a Colombo del 1862 è di Giovanni Cucchiari. Sempre Gaggini, la cui famiglia era originaria di Bissone, sul lago di Lugano, progetta e scolpisce nel 1836 la Fuente de los Leones, davanti alla severa chiesa di San Francisco, terminata dai Cappuccini nella prima metà del Settecento ed ora chiusa in attesa di restauri.
Nel 1837 Gagini realizza La Fuente della India o della Noble Havana, una interpretazione allegorica della città che si può ammirare nell'attuale Parque della Fraternidad. Opera dello scultore Domenico Boni è la statua equestre di Antonio Maceo, eroe della lotta per l'indipendenza dalla Spagna, alla quale parteciparono in prima persona al fianco del padre della patria, José Martí, anche due patrioti lombardi, Alfonso Cancellieri ed un figlio di Cremona, di cui si è perso il nome ma si ricorda che morì in combattimento. Le decorazioni dell'imponente Campidoglio, come le sculture di bronzo e gli altorilievi di marmo che ornano la facciata, furono realizzate nei primi anni di questo secolo dallo scultore Angelo Zanelli, nato a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Poco distante dal Campidoglio troviamo il Gran Teatro dell'Opera, con altre tracce italiane, come ci spiega la signora Joselinda, ex cantante lirica e oggi guida per i visitatori. L'edificio fu costruito tra il 1834 e il 1837. Allora si chiamava Teatro Tacón. Con il nome del Teatro Tacón. Sono passati di qui musicisti, artisti, cantanti e ballerini famosi. Importantissimi che hanno passato per questa plaza. La prima opera rappresentata fu l'Ernani di Verdi e qui ha cantato anche Caruso. E qui cantò Caruso. Di quel periodo ricordo anche Antonio Meucci, un italiano che era macchinista del teatro e che proprio qui, stanco di andare su e giù per le scale, fece i primi esperimenti che lo portarono all'invenzione del telefono, prima di Bell. Tutti sappiamo come finì. Meucci non aveva i soldi per brevettare la sua scoperta e il merito e il guadagno del rivoluzionario strumento di comunicazione passò all'americano Graham Bell. È attraverso i fili del telefono che passa anche Internet, il nuovo rivoluzionario strumento di comunicazione adottato, come da noi, anche a Cuba, nonostante il clima fuori dal tempo e un po' antiquato in cui vive l'isola da 40 anni. Fili che sono anche storici e culturali e che avvicinano i due paesi, geograficamente lontani, ma uniti da profondi vincoli comuni.